torna il razzismo e l'antisemitismo negli stadi d'Europa. Due gravi episodi hanno macchiato infatti da 3 giorni di coppe europee. A Praga, gli ululati della curva dei bambini contro un giocatore originario della Sierra Leone. A Berlino, gli insulti antisemiti nei confronti dei tifosi del Maccabi Haifa durante la sfida con l'Union Berlin. Nello stadio olimpico della capitale tedesca valida per la neonata Conference League. Il razzismo a Praga nel corso del match di Europa League Sparta Glasgow Rangers. Glenn Kamara, calciatore originario della Sierra Leone ma di nazionalità finlandese, è stato insultato dal settore in cui si trovavano 10.000 bambini e adolescenti da massimo 14 anni, ammessi alla partita al posto dei tifosi abituali. Lo stadio infatti era chiuso al pubblico per i precedenti episodi di discriminazione verso Tuchel Meni durante una partita col Monaco. Kamara è stato preso di mira con ululati e versi fin dalle prime battute di gioco e praticamente a ogni tocco di palla. Successivamente, quando è stato espulso, la sua uscita dal campo è stata accompagnata da applausi scroscianti. Amaro il commento del tecnico dei Rangers Steven Gerrard. Non sono sorpreso, abbiamo giocato a porte apparentemente chiuse per una ragione. Non è la prima volta che succedono queste cose qui, ma non è stato abbastanza.